Beh, la città deve dare una risposta, deve farci capire se sceglie ancora i vecchi politici, quelli che hanno distrutto Catanzaro, oppure se scegliere una forza politica nuova che porta un'aria di freschezza all'interno dell'assise comunale, con giovani, gente che ha deciso di prendere in mano la situazione e interessarsi in prima persona. Le primarie inizieranno già nelle prossime settimane. Ci sarà un camper che girerà per tutti i quartieri della città chiedendo ai cittadini di esprimersi sulla scelta del candidato sindaco che rappresenterà quando otterremo la certificazione, poi la lista del Movimento 5 Stelle. Alla fine del giro, alla fine del tour, quindi che si presuppone duri un paio di settimane, ci saranno due postazioni fisse, una in centro città e un'altra nel quartiere Marinaro. Ovviamente i cittadini avranno l'opportunità di informarsi su chi sono i candidati, anche noi forniremo gli strumenti necessari per approfondire, diciamo, la conoscenza dei cinque aspiranti sindaci. Sonio Aneta Poddedvorna, polacca ormai catanzarese di adozione da oltre 20 anni, che ha fatto associazionismo in città e che adesso attualmente è disoccupata. Bianca Laura Granato, un'insegnante di latino al Liceo Scientifico Siciliani, che si è occupata di difendere la scuola pubblica contro la buona scuola di Renzi, di difendere la Costituzione facendo attivismo in altri comitati per il referendum del 4 di dicembre. Poi ci sono Giuseppe Longo, un dipendente della Telecom, attivista storico del Meetup di Catanzaro. C'è Luana Tassoni, avvocato, che ha poco più di 40 anni, giovane donna, che si è avvicinato da poco al nostro meetup, ma che ha già dato un contributo considerevole, e Umberto Catanzariti, un giovane laureato che come tanti ha vissuto la piaga dell'emigrazione giovanile, è ritornato in città per vederla risorgere.